Ogni anno, milioni di dadi rotolano felici tra dungeon e plance esagonali. Molti altri, invece, sono costretti all'abbandono, su tabelloni privi di qualsiasi libertà di movimento. Ricordo che ci costringeva a fare cose orribili. Ci piazzava in quelle caselle fredde, anguste, e poi ci ammucchiava gli uni sugli altri. E alla fine eseguiva azioni che... Oddio! Non lasciare che il tuo dado sia sfruttato da Meeple senza scrupoli. Liberalo dalle catene German. Se non lo fai, il vero bastardo sei tu. A volte penso, ma quanti personaggi storici riusciamo a interpretare semplicemente giocando da tavolo? Tante volte inconsapevolmente, tra l'altro. Un po' come mi è successo con il Marco Polo di Daniele Tascini e Simone Luciani. Pensavo io di vestire i panni del protagonista, e invece il regolamento ci spiega che da 2 a 4 siamo solo i suoi compagni di viaggio. Vabbè, accontentiamoci, considerati anche i poteri speciali di cui siamo investiti in questo piazzamento lavoratori in cui ci serviamo di dadi per accumulare risorse e monete, utili per viaggiare tra le città più ricche tra Venezia e Pechino e per evadere contratti commerciali. Palate di legno tra tutti i componenti. Il tabellone raffigura l'Asia ai tempi di Marco Polo, in cui diverse strade uniscono oasi, città piccole e città grandi, da Venezia a Beijing. Ogni città piccola ospita le tessere bonus città piccola contrassegnata dalla stessa lettera. Sulle città grandi, invece, le tessere bonus città grande vanno poste a caso a faccia in su. Così come a caso, su ciascuna piazziamo una carta pescata dal mazzo azioni, ad eccezione di Sumatra, che ne vuole tre. Le tessere contratto trovano posto nella parte inferiore del tabellone. Mettiamo da parte i contratti iniziali, quelli col sigillo blu. Delle tessere contratto col sigillo rosso ne facciamo 5 pile da 6. E la prima la riveliamo sugli spazi in basso. I restanti 8 contratti costituiscono una pila speciale. In questo spazio vanno tanti dadi neri quanto il numero di giocatori più 1. Il componente principale a disposizione del giocatore nel suo colore è la plancia. Una volta lanciati, in questo spazio conserva i suoi 5 dadi. Qui i centri di commercio. Dai contratti iniziali ne rivela uno negli spazi dei contratti attivi. Dei suoi 3 pedoni, uno parte dal 50 del tracciato dei punti vittoria che circonda il tabellone, l'altro da Venezia. A inizio partita ogni giocatore assume un ruolo. Sono disponibili tessere personaggio pari al numero di giocatori più 1 e, a partire dall'ultimo, ciascuno ne sceglie una. Delle carte obiettivo invece ne pesca 4 e ne conserva coperte solo 2. Questa è la riserva di merci e cammelli. Ognuno parte con 2 cammelli, essendocene anche di più grandi che valgono per 3. Le altre risorse, sempre nei 2 tagli, sono le barre d'oro, i peperoncini e le pezze di sita. Completano i componenti le monete, da 1, 5 e 10, il dado bianco, 2 centri di commercio neri, le carte da 50 a 100 punti vittoria e i fogli aiuto. Attribuito a caso il segnalino primo giocatore, inizia la partita. Lo scopo è raggiungere il maggior numero di punti vittoria al termine dei 5 round di cui si compone la partita. In ciascun round, a partire dal primo e proseguendo in senso orario, i giocatori si alternano in una serie di turni finché hanno dadi disponibili. Nel proprio turno il giocatore deve eseguire un'azione principale. Prima o dopo questa azione può eseguire quante azioni addizionali desidera. L'azione principale consiste nel piazzare uno o più dei suoi dadi su uno spazio del tabellone ed eseguirne subito l'azione corrispondente. Il rosso parte dal prendere 5 monete. A prescindere dal valore del dado che impiega in questo spazio, aggiunge 5 monete alla sua riserva.
Non vuole eseguire azioni addizionali, quindi passa la mano al blu, che riscuote il favore del Khan. Occupa con un dado il primo spazio libero a sinistra e guadagna due cammelli e una merce a scelta tra oro, peperoncini e seta. Chiunque in seguito voglia eseguire la stessa azione dovrà piazzare qui un dado di valore almeno pari a quello precedente. Una volta occupati i quattro spazi, per il round in corso i favori del Khan non saranno più accessibili. Il verde impiega un 5 per ottenere contratti. Con questa azione può prelevare uno o due contratti da spazi di questo tracciato corrispondenti al valore 5 o inferiore. Il verde ne prende due e prelevandone una dal 5 colleziona una moneta o un cammello. Le due tessere vanno poste obbligatoriamente sulla sua plancia. La prima trova un posto libero, alla seconda occorre far spazio scartando obbligatoriamente una tessera precedente. Normalmente le tessere così eliminate tornano coperte in fondo alla pila dei contratti speciali. Trattandosi però di un contratto iniziale, viene rimosso dal gioco. Le tessere sul tracciato slittano a sinistra per riempire i vuoti. Solo se durante un round qui terminano le tessere, ne vengono pescate due dalla pila dei contratti speciali per riempire i primi due spazi. Il giallo viaggia, per farlo deve piazzare due dadi su questo spazio. Il valore inferiore tra i due indica che il giocatore può far riferimento alla colonna del valore corrispondente o a una qualunque a sinistra. Il giallo sceglie proprio la 2, per la quale deve pagare 7 monete per ottenere 2 punti in movimento. Con ogni punto movimento il giocatore sposta il suo pedone dal luogo in cui si trova ad uno adiacente lungo una strada. Grazie ai due punti, il giallo si sposta da Venezia all'Oasi e dall'Oasi a Mosca. Se il viaggio termina in un'oasi non accade nulla, ma in una città grande vi piazza un suo centro di commercio preso tra quelli disponibili più a sinistra. In ogni città, piccola o grande, ne può avere solo uno. Essendo inoltre il primo ad aver piazzato un centro di commercio a Mosca, ne riceve anche il bonus. Prende un dado nero dal mercato, lo lancia e lo piazza tra quelli disponibili nella sua riserva. Una volta riscosso, il bonus torna nella scatola. Prima di giungere a destinazione, alcune strade richiedono un ulteriore costo in cammelli o monete per essere attraversate. Chi arriva a Beijing piazza il centro di commercio sullo spazio libero che indica il più alto numero di punti vittoria. Non appena il giocatore piazza il suo ottavo centro di commercio, guadagna subito 5 punti vittoria. Il piazzamento del nono ne dà 10. Poiché ha ancora dadi a disposizione, la mano torna al rosso, che agisce al mercato. Il giocatore deve utilizzare il numero di dadi indicato per accedere alla riga corrispondente. Il rosso ne usa uno per prendere peperoncini. Anche qui il valore del dado inferiore indica che il giocatore può prendere le merci della colonna di quel valore o inferiore. Grazie al 5, il rosso sceglie di prendere le merci della massima casella a cui può accedere, quindi 3 peperoncini e 2 monete. Prima o dopo l'azione principale, il giocatore può eseguirne quante vuole di addizionali. Nel nostro caso è dopo che il rosso completa un contratto attivo, avendo le risorse richieste, quelle a sinistra. Scarta un cammello e tre peperoncini per riscuotere subito un punto vittoria e viaggiare lungo la strada, prima di piazzare coperta la tessera sullo spazio dei contratti completati. Il suo viaggio termina ad Alessandria. È il primo a piazzarvi un centro di commercio, quindi al solito ne guadagna il bonus di 3 cammelli per poi rimuoverlo. Non contento, esegue un'altra azione addizionale. Può usare un qualsiasi dado qui per raccogliere 3 monete. Con un'altra azione addizionale può spendere un cammello per rilanciare uno dei suoi dadi disponibili. E con un'altra ancora ne può spendere due per cambiare un risultato di 1, in meno o in più. Finalmente cede la mano al blu, che l'azione addizionale la esegue prima di quella principale. Scarta 3 cammelli per prendere da qui un dado nero, se disponibile. È l'unica azione addizionale che un giocatore può eseguire una sola volta al turno. Come azione principale, invece, sceglie di viaggiare. Un giocatore può eseguire azioni già occupate da altri, sovrapponendovi i propri dadi. Questo però ha un costo. Il dado più basso non solo indica, come sempre, le colonne a cui ha accesso, ma anche il costo da pagare in monete per eseguire l'azione. Indipendentemente dal numero di dadi a cui si sovrappone, quindi, il blu per viaggiare deve pagare innanzitutto 3 monete. Poi ne paga altre 12 per ottenere 3 punti in movimento. Da Venezia sbarca ad Anxi, non prima però di aver scartato altri 3 cammelli. Anxi è una città piccola, anche qui vi ha piazzato un centro di commercio per ottenere subito il bonus,
ma non viene scartato. Lo guadagnerà anche chiunque altro vi piazzerà un centro di commercio. Ogni giocatore interpreta un personaggio alla cui tessera sono associate abilità speciali di cui gode per tutta la partita. Il verde è Matteo Polo, le cui abilità gli conferiscono bonus ad ogni inizio round, come tutte quelle che sono indicate dal punto esclamativo. Così, prima di eseguire le sue azioni, ha lanciato e aggiunto alla sua riserva il dado bianco e guadagnato un nuovo contratto attivo dalla pila speciale. Su uno spazio azione principale ciascuno può impiegare i dadi del proprio colore una sola volta al round. Se però il verde usa il dado bianco sull'ottenere contratti, non contravviene a questa regola. È questo l'unico modo con cui un giocatore può eseguire una seconda volta la stessa azione in un round. È ciò che consente anche il dado nero al giallo, che però non può nuovamente viaggiare in questo modo, giacché, pur potendo combinare dadi bianchi o neri a quelli del proprio colore, ne adopererebbe di nuovo almeno uno giallo su un'azione che contiene già dadi gialli. Solo chi ha un centro di commercio sulla città grande può eseguire l'azione della carta associata. Al momento solo il rosso dunque può piazzare un dado qui per ottenere subito un punto vittoria per ogni suo contratto completato. Il valore del dado sulle azioni in città indica il numero massimo di volte in cui l'azione può essere eseguita e, nello specifico, quanti contratti completati verrebbero presi in considerazione. Dunque, nonostante il 3, con un unico contratto al rosso va un solo punto. Le azioni sulle città grandi sono le uniche a poter essere eseguite una sola volta al round da un unico giocatore, quindi, pur in presenza di altri centri di commercio, non sono possibili sovrapposizioni. Se un giocatore non ha più dadi disponibili, è costretto a passare, e il giro di azioni continua sino a che tutti hanno esaurito i propri dadi. A fine round, tutte le restanti tessere contratto vengono messe in fondo alla pila speciale, e con la successiva pila da 6 riempiamo il tracciato. Inizia il secondo round. Prima che ricomincino i giri di azioni, diventa nuovo primo giocatore colui che ha effettuato l'azione viaggiare per ultimo, ovvero il blu, che ha i dadi in cima a questa pila. Poi si raccolgono i bonus contrassegnati dai punti esclamativi. Matteo Polo riottiene il dado bianco e un nuovo contratto attivo. Inoltre, coloro che hanno un centro di commercio su una città piccola ne ricevono il bonus. 5 monete al blu e al verde. I dadi neri tornano al mercato. E tutti recuperano i propri, li rilanciano e li piazzano in riserva. Chi dovesse ottenere una somma dei risultati inferiore a 15, come compensazione per ogni punto di differenza tra 15 e il totale, può scegliere di prendere una moneta o un cammello. Con un totale di 11, il rosso sceglie 3 cammelli e una moneta. La partita termina alla fine del quinto round. Qui parte il conteggio finale. Ai punti già guadagnati in partita, ciascuno aggiunge un punto ogni 10 monete possedute. Solo chi ha centri di commercio a Beijing ottiene i punti corrispondenti e può convertire ogni due tra queste merci residue in un punto vittoria. Chi ha completato il maggior numero di contratti riceve 7 punti vittoria e tutti rivelano le proprie carte obiettivo. Chi ha centri di commercio su entrambi i luoghi indicati dalla carta guadagna i punti a destra. Infine, la tabella in basso indica quanti punti vittoria il giocatore guadagna per ogni luogo differente tra questi occupa con un suo centro di commercio. Il verde ha completato entrambi i suoi obiettivi, ma siccome Karachi è un obiettivo comune alle due carte, sono solo 3 i luoghi differenti, quindi 6 punti al verde. Vince chi ha più punti vittoria, rompendo i pareggi il numero di cammelli residui. Un piazzamento lavoratori, Marco Polo è un piazzamento dadolatori. È l'intelligente sistema di piazzamento di questi, in luogo dei tradizionali omini, che ci consente di agire. E il twist che suggerisce la meccanica è molto lineare. Raccolgo monete e risorse per convertirli in punti vittoria attraverso due vie: il viaggio con le mete di Pechino e carte obiettivo, o le tessere contratto nel tentativo di evaderne anche il maggior numero. Tutto lascia supporre che non vi sia affatto una via preferenziale. Una cosa è certa, Marco Polo non mette tanto in ristrettezze di risorse, quanto di tempo.
in soli 5 turni, se vuoi raggiungere Pechino e tutte le tue mete, devi volare e fin da subito. Marco Polo dà questa sensazione di finire un po' troppo presto, e proprio sul più bello. È il quinto turno, sei finalmente pronto a spaccare così tanto da vincere anche la partita del tavolo di fianco, ed è già ora di contare i punti. Qui bisogna ragionare certamente in termini di breve periodo. D'altro canto, brevità e linearità del meccanismo danno anche la possibilità di proporlo davvero a tutti, e con uguale soddisfazione per tutti i numeri di partecipanti. Quindi non mi resta che augurarvi buon viaggio!